Partiti che oggi parlano qui in aula sono gli stessi che hanno sostenuto nella passata legislatura l'intervento armato che ha trasformato la Libia in un paradiso di jihadisti. La guerra produce il terrorismo. Gentiloni, l'attentato di Parigi e il recente attacco in Copenaghen sono stati compiuti da lupi solitari, rispettivamente francesi e danesi. Il pericolo è a casa nostra. Oggi la sola cosa da fare è investire nella sicurezza interna. I cittadini hanno paura, hanno ragione. Il governo vuole tagliare migliaia di uomini delle forze dell'ordine, carabinieri e poliziotti non sono una voce di spesa da mettere a bilancio, ma un investimento per la sicurezza degli italiani. I cittadini hanno paura, hanno ragione. Il ministro degli interni è Alfano, uno incapace persino di gestire l'ordine pubblico di una partita di calcio. Dire no alla guerra in Libia non significa stare fermi. Noi vogliamo garantire la sicurezza degli italiani e per farlo non abbiamo bisogno di bombe, ma di aumentare le risorse per le forze di sicurezza e di intelligence qui in Italia. Dove prendere i soldi? Ma vi rendete conto che siamo ancora in guerra in Afghanistan, dove nel 2015 spenderemo 1 milione di euro al giorno. Una guerra in Libia sarebbe una catastrofe, sarebbe il nostro Vietnam. Se Gentiloni e Pinotti vogliono fare i Marines, si accomodino pure. Spenderemo i loro stipendi da casta per riparare qualche scuola, per bonificare qualche terreno nella terra dei fuochi o per pagare la benzina ai poliziotti. Perché la vera guerra, quelli che molti mezzi di comunicazione e tutte le forze politiche vogliono farci dimenticare, ce l'abbiamo qui in casa e non in Libia. Grazie. Questo è il decreto mille proroghe, l'ennesimo decreto che è l'esempio pratico del fallimento della politica di un paese degli ultimi 20 anni. Quello che non si riesce a sistemare durante un anno viene semplicemente prorogato per l'anno successivo. Presidente, noi abbiamo provato anche a mettere mano a questo mille proroghe e siamo riusciti a poter inserire il regime del ripristino del regime dei minimi. Abbiamo inserito all'interno il fondo di garanzia per le piccole aziende senza portarlo ad aziende che sono grandi aziende con quasi 500 persone. C'è un percorso da fare. Questo paese ha assoluto bisogno, non si può più prorogare il bisogno di ricominciare a sperare, di sperare in un'onestà. Oggi discutiamo del settimo decreto sull'Ilva e se siamo al tentativo numero 7 significa che quelli precedenti sono stati dei fallimenti. Quando il vostro capetto annunciò il decreto su Twitter, scrisse che c'era un progetto per Taranto che riguardava non solo l'Ilva e lui twittò cultura, porto, bonifiche, ospedale. Poi vai ad aprire il decreto-legge e non trovi niente di tutto questo, lo zero assoluto. Il governo Renzi ha sancito un nuovo principio. Chi inquina non paga. Si paragona erroneamente il caso Ilva ad altri presenti in Europa, ma è sbagliato, perché in nessuna parte dell'Europa esistono impianti siderurgici nelle vicinanze del centro urbano. Dallo studio Sentieri dello scorso luglio, che si è basato sui dati dell'azienda sanitaria di Taranto, emerge un eccesso di mortalità infantile già dal primo anno di vita. In poche parole, un genocidio. Quindi state dichiarando per legge che lo Stato può continuare a inquinare per salvare un'azienda privata. L'unica cosa che questo decreto fa è dare l'ennesimo aiuto di Stato ad un'azienda privata, e precisamente ai Riva, che in questi anni hanno generosamente pagato le vostre campagne elettorali. Insomma, per chi lavora questo governo? Il PM di Milano hanno quantificato in circa 7 miliardi quello che i Riva hanno portato via e messo in giro per il mondo. Avreste potuto cercare degli accordi one to one con i paradisi fiscali dicendo: voglio sapere i Riva quanti soldi hanno qua. L'avete fatto? No, perché non avete nessun interesse, perché avete preso soldi da questa gente. Le intercettazioni che ci sono dicono cose del tipo: tutti venivano pagati per stare zitti. Il Parlamento ha conferito al governo una delega per una nuova norma fiscale in tema di gioco d'azzardo. La bozza è pronta dall'11 febbraio e che ha fatto il governo l'ha data in anteprima alle lobby del gioco d'azzardo da consultare, mentre noi parlamentari dobbiamo attendere e i comitati di cittadini che si battono contro il gioco d'azzardo patologico e per ripristinare una cultura dove i giovani scommettono su se stessi e non sulle macchinette, vengono tenuti fuori dalla porta. Il testo oggi noi l'abbiamo scoperto. Ebbene, la pubblicità che doveva essere totalmente vietata viene limata di pochissimo e i nostri figli durante le partite di calcio, negli intervalli, saranno bombardati di spot che li invogliano. Dalla prima bozza alle successive abbiamo visto sparire alcuni obblighi in capo ai concessionari e all'articolo 14 si dice che
Le autorizzazioni che oggi sono valide solamente per le slot machine saranno valide automaticamente anche per le video lottery. Questo testo ora apre semplicemente la porta a una ristrutturazione lucrosa di un mercato in crisi e la possibilità di espandere indiscriminatamente il settore in assoluto più pericoloso del gioco d'azzardo. Non ci possiamo fidare di un governo succube di questa industria. La Croazia ha deciso di investire nel fossile e vuole trivellare il 90% delle sue acque, che sono anche le nostre. Un qualunque incidente all'interno dell'Adriatico andrebbe a ricadere sulle coste italiane. In più queste zone dell'Alto Adriatico sono una zona di riproduzione di molte specie ittiche e abbiamo anche problemi di subsidenza con le trivellazioni, quindi abbassamento della costa, e sapete bene la situazione di Venezia. Vogliamo tutelare le nostre coste, vogliamo tutelare il nostro futuro, vogliamo tutelare il mare. Abbiamo preparato una lettera per chiedere alla Croazia di fermarsi, di ripensarci. C'era un periodo di osservazioni in cui si potevano fare delle osservazioni al governo croato e il governo italiano ha deciso di non farne. Allora noi chiediamo direttamente al governo croato, con la nostra lettera che potete scaricare dal sito parlamentari 5 Stelle e consegnare e inviare al governo croato, chiediamo appunto di fermarsi, perché altrimenti noi inizieremo a avvisare tutti i cittadini italiani che hanno intenzione di andare in Croazia di evitare questo paese, perché questo paese sta mettendo a rischio il nostro futuro. Continua la nostra battaglia per abolire Equitalia. Siamo stati davanti le sedi di Equitalia di Napoli e della provincia di Napoli. Siamo stati lì per informare i cittadini su cos'è Equitalia, su cos'è il sistema di riscossione italiano, sul suo fallimento e per illustrare le nostre proposte per abolire Equitalia. Come sapete, noi abbiamo presentato una proposta di legge che aboliva Equitalia. È stata bocciata dalla maggioranza, ma noi non ci siamo arresi e abbiamo continuato inserendo degli emendamenti che mettono dei piccoli strumenti dentro il sistema normativo italiano a favore del cittadino e delle imprese. Continueremo perché tutti i cittadini ci chiedono di abolire Equitalia, perché Equitalia è un mostro, è un carrozzone e non c'è altra soluzione che abolirla. Non per il movimento, perché non se ne frega niente in sé del movimento, ma sarà un bel giorno perché questo paese si libererà e avrà una nuova coscienza e diventerà Stato. Coraggio a tutti i cittadini, noi non ci arrendiamo, non ci arrendiamo!